Paolo, che ricordi hai tu nell'atomo economico della vicenda? Di Nuovo Cinema Paradiso posso raccontare un frammento, una cosa abbastanza inedita, perché non ho avuto la fortuna di conoscere Franco Cristaldi direttamente, ma l'ho conosciuto attraverso le parole tenere e rispettose di un giovanissimo Peppuccio Tornatore venuto in una città, Messina, dove vivevo, dove vivo e dove avevo un cineclub e dove Nuovo Cinema Paradiso, unica città italiana in cui non era stato smontato. Non era stato smontato dopo il primo weekend per una ragione molto semplice, perché avevamo, tra virgolette, convinto il gestore di un cinema, il Cinema Aurora di Messina, a tenere la pellicola in programmazione, ma con uno escamotage. Lui faceva entrare il pubblico, invitava il pubblico, anche passante, ad entrare, e dicendo, senza fargli pagare il biglietto lo pagate all'uscita solamente se il film vi piacerà. E hanno pagato tutti il biglietto, e ricordo che all'epoca l'incasso di Nuovo Cinema Paradiso sulle prime due settimane era di 112 milioni di lire, di cui tutta Italia, di cui 62 solamente a Messina. Sì, fu così la prima tornata, e conobbi Peppuccio Tornatore proprio in un incontro invitato apposta a Messina, perché era stato comunque un caso di cui serialmente ne parlavano con Cristaldo. Fu Cristaldo a dire, ma che è successo a Messina? Perché io dicevo, ma perché il film, essendo girato in Sicilia, la gente va, tu disse, ma solo a Messina, altrove no, deve essere successo qualcosa, andiamo a vedere. E però la cosa bella, durante appunto un incontro di Peppuccio in questo cineclub che dirigevo, una piccola saletta di 50 posti al primo piano di un palazzo storico di Messina, il suo debutto fu questo: la sera prima di addormentarmi sogno che Messina sia tutto il mondo, che il successo che il film ha avuto a Messina fosse replicato in tutto il mondo. Andando avanti nell'incontro, in cui ci furono dei suggerimenti tra i più assurdi sul cambiare il finale, sul metterlo all'inizio, eccetera, ci fu la frase profetica di Giuseppe Tornatore, che disse: con questo film non dico che voglio vincere l'Oscar, ma spero che abbia almeno un'altra vita. E quella fu una frase profetica, perché da lì a pochissimi mesi, parliamo del gennaio 89, da lì a pochissimi mesi andò a Cannes e vinse il Gran Premio della giuria. L'anno dopo, nel marzo del 90, quella fotografia di cui si parlava è l'emblema assoluto della felicità e del successo del film.